conoscesse, siamo un'associazione culturale attiva dal 2018 e ci occupiamo di insomma, dibattere e comunque divulgare rispetto a temi fondamentali che riguardano la nostra contemporaneità. In particolare ci occupiamo di tematiche riguardanti l'economia, la geopolitica, la filosofia, cultura pop, ambiente, nuove tecnologie, psicologia e anche molto altro. Il nostro obiettivo come associazione è quello di dare spazio al pensiero critico e all'approfondimento di argomenti che normalmente, almeno diciamo, secondo anche l'utilizzo, cioè i media tradizionali e i canali tradizionali, non ricevono a nostro avviso la giusta importanza, cercando quindi di fornire delle prospettive nuove e diverse rispetto al mainstream, diciamo così. Questo incontro di oggi si inserisce all'interno di un ciclo di incontri che abbiamo voluto, un ciclo di incontri che rientra nella nostra iniziativa annuale di scuola di cultura politica, siamo ormai alla quarta edizione. Quest'anno abbiamo voluto dedicare il ciclo di scuola di cultura politica a raccontare il mondo nuovo. Cosa intendiamo con mondo nuovo? Intendiamo il mondo dopo la pandemia, quindi, o meglio, dopo in realtà anche durante, perché siamo ancora diciamo nel diciamo immersi in questa emergenza sanitaria e quindi appunto attraverso una serie di incontri iniziati a marzo 2022 abbiamo inaugurato il nostro ciclo con lo scrittore Maurizio Maggiani, che ci ha onorato la sua presenza, e poi abbiamo già avuto diversi ospiti per parlare di democrazia, per parlare di economia, per parlare di PNRR, insomma sono stati diversi gli argomenti sinora dibattuti. Appunto il nostro obiettivo è quello di mettere al centro l'uomo e quindi le implicazioni sostanzialmente che questa emergenza pandemica ha generato sotto tanti punti di vista, da diverse prospettive, alle nostre vite, diciamo, alle nostre esistenze. Il blocco, appunto, il nucleo tematico in cui si inserisce l'incontro di oggi è il terzo nucleo tematico della scuola, siamo all'interno del nucleo tematico di psicologia. Abbiamo, con questo nucleo tematico ci siamo voluti concentrare sui cambiamenti, quindi su quali siano stati e quali siano gli impatti che la pandemia Covid-19 ha generato e sta generando. Parliamo anche di long Covid, diciamo, onda lunga del Covid sulle nostre menti, diciamo, sulla nostra psiche, sulla psiche di ognuno di noi, e per farlo abbiamo già inaugurato, insomma, si è già tenuto un incontro questo mercoledì, un incontro in streaming online con il filosofo e psicanalista argentino Miguel Benazayag, che ci ha parlato della salute, quindi di come si sia evoluta la concezione della salute, diciamo, rispetto all'epoca pre-pandemica, di come cosa significhi oggi, diciamo, convivere con la complessità dinanzi a cui tutti siamo stati messi, diciamo, siamo stati esposti in questi due anni. E poi abbiamo parlato anche di smart working e quindi del tema lavoro e delle implicazioni di queste nuove modalità di lavoro, diciamo, rispetto poi al tema del benessere lavorativo dei lavoratori. Oggi siamo qui per il secondo incontro, quindi per l'incontro dedicato alle relazioni del nucleo tematico di psicologia. Parleremo di inclusione in modo anche un po' provocatorio, se vogliamo, nel senso che l'incontro di oggi si intitola Nessuno incluso, bambini, adolescenti, adulti nell'era Covid-19. Perché? Perché appunto questa emergenza pandemica ci ha messo sicuramente dinanzi all'egualitarismo della condizione umana. Siamo tutti ugualmente esposti senza alcuna distinzione di sesso, età, razza, genere e quant'altro, dinanzi al destino, diciamo, della malattia, della morte, se vogliamo. Nonostante ciò, quindi nonostante, diciamo, spazi anche di nuovi, di legame, comunque di comunità che il Covid può averci trasmesso, soprattutto nella prima fase del lockdown, in realtà poi di fatto questa pandemia ha accentuato alcune divisività, diciamo, ha accentuato alcune scissioni, ha accentuato anche la polarizzazione tra determinate categorie, tra determinate classi sociali, tra determinate anche fasce di popolazione non indifferenti, e quindi oggi vorremmo dare
spazio e parola a questi temi. Per farlo abbiamo con noi tre relatori di eccellenza, in realtà uno è in arrivo da Perugia, quindi a breve sarà con noi, però abbiamo con noi la professoressa Chiara Volpato, docente ordinario di psicologia sociale presso l'Università Bicocca, il dottor Andrea Panico, psicanalista di Johnson, Lus Milano e diciamo attivo all'interno dell'Istituto IRPA, e poi appunto il professor Nicola Donti, che a breve arriverà, docente di filosofia e teoria del linguaggio alla Università di Perugia ed esperto in comunicazione e molto altro. Poi adesso li presenterò, diciamo, uno per uno nel modo più opportuno. Parleremo quindi oggi di le relazioni saranno appunto tre. Inizieremo con la professoressa Volpato, che ci parlerà proprio della diciamo del vedere gli altri come malattia, quindi di come sostanzialmente questa pandemia ci abbia, come dicevo prima, in parte uniti, in parte divisi, e quindi diciamo parlando, rientrando poi nei temi di pertinenza della professoressa, che si occupa da anni di disuguaglianza e di umanizzazione, racconteremo di alcune della genesi di alcune dinamiche che si sono generate in questi due anni: tensioni sociali nei luoghi di contatto, gentrificazione e stigma di alcune categorie sociali, e poi ovviamente darò la parola alla professoressa che approfondirà. Con il dottor Andrea Panico invece ci confronteremo e approfondiremo gli effetti del Covid-19 su una fascia di popolazione che anche questa tanto stigmatizzata, ma in realtà molto importante e cruciale, diciamo, per l'evoluzione della nostra società, che è quella degli adolescenti. Parleremo di nuove forme depressive, ansia, isolamento, e quindi di alcuni degli effetti che soprattutto su questa fascia di popolazione si sono insomma verificati a causa della pandemia. E poi col professor Nicola Donti invece parleremo di un altro tema molto dibattuto, ma forse poco, diciamo, approfondito nel modo adeguato, che è quello dell'apprendimento in pandemia, quindi il tema della scuola, sostanzialmente della pedagogia, che ha subito sicuramente una battuta d'arresto non indifferente in questi due anni con la DAD, diciamo, con tutte le strumentazioni tecnologiche del caso, che ovviamente sono intervenute a supporto dell'apprendimento, ma che comunque sicuramente hanno dato qualcosa, ma hanno anche probabilmente tolto qualcosa. Quindi approfondiremo questo tema. Dunque, prima di lasciare la parola alla professoressa Volpato, poi chiaramente di presentarla più nel dettaglio, ci tengo a ovviamente ringraziare il pubblico in sala, ma i nostri relatori chiaramente, ma anche il luogo che ci ospita. Siamo all'interno della Casa della Memoria, che è un luogo che è appunto la città di Milano, il comune di Milano, ha voluto dedicare ai valori di libertà e democrazia che fondano il nostro vivere civile. Un monumento in omaggio a chi ha lottato contro il nazifascismo, alle vittime del terrorismo e alle stragi del secondo Novecento. Quindi ringraziamo, diciamo, questo luogo, e crediamo comunque che le nostre iniziative si intersechino bene, diciamo, con lo spirito di questo edificio, perché appunto anche noi vogliamo lasciare una traccia di memoria che possa fungere da nuovi stimoli per le future generazioni, insomma, per promuovere, ecco, il mondo nuovo che verrà e che già in realtà c'è. Bene, allora, quindi a questo punto lascio la parola alla professoressa Chiara Volpato. La professoressa Chiara Volpato è una psicologa accademica italiana, specializzata appunto in psicologia sociale, docente ordinario di psicologia sociale all'Università Bicocca. Ha conseguito la laurea in psicologia nel 1978 dopo una laurea in lettere, si è perfezionata in metodologia della ricerca filosofica e in filosofia delle scienze, ha fatto un dottorato di ricerca in psicologia sociale della personalità, attualmente presso la facoltà di psicologia dell'Università appunto Bicocca di Milano si occupa in particolare di umanizzazione, relazioni, influenza sociale, stereotipi e pregiudizi, analisi psicosociale di testi storici. Ha scritto diversi saggi, ne cito alcuni: Sviluppi della teoria etogenetica del comportamento sociale, Deumanizzazione, come si legittima la violenza, del 2011, Nuovi cittadini, giovani immigrati tra accoglienza e rifiuto, sempre 2011, Psicosociologia del maschilismo,
Sismo 2013 e uno dei testi più recenti, Le radici psicologiche della disuguaglianza del 2019. Lascio quindi la parola alla professoressa per il suo intervento. Grazie. Grazie. Non so se si sente. Mi sentite? Cioè, come mi prendo? Perfetto, sono io che ho. No. Sì, sì. Basta che si sente, insomma, quindi non ha importanza. Allora, grazie a questa presentazione che mi ha un po' imbarazzata. No, comunque sono molto contenta anche di essere qui e di parlare di questi temi, perché sono un po' i temi che mi hanno sempre interessato e che secondo me sono importanti. Allora, il titolo che mi è stato proposto per questa relazione è Vedere gli altri come malattia. E io ho accettato appunto volentieri perché risponde, vuole più giù questo. Perché risponde, vi dicevo, ad alcuni miei interessi e ho messo come sottotitolo percorsi di biologizzazione ed è soprattutto di biologizzazione che vorrei parlare con voi oggi. Allora partiamo, intanto scusate, faccio una premessa, mi scuso molto, mi dispiace perché avevo costruito la mia, la facciamo lo stesso, è bellissimo, ma avevo costruito un po' la mia relazione con delle immagini che volevo mostrarvi perché sono un po' più pregnanti tutto sommato del, cioè si vedono alcuni concetti secondo me attraverso delle immagini che sono state veicolate sia recentemente sia nel passato, però pare che sia un po' difficile, cioè che non riusciamo a trasmetterle magari in, non so, in qualche altro modo forse potrete vederle. Allora, torniamo a noi, parto dal discorso, dal concetto di deumanizzazione. Che cos'è la deumanizzazione? Sono tutti quei processi, quei comportamenti, quelle percezioni, eccetera, quegli atteggiamenti in cui sottraiamo umanità agli altri. Quindi pensiamo a un altro individuo, un'altra persona, come a qualcuno che è meno umano di noi. Quindi che manca di alcune delle caratteristiche che noi consideriamo costitutive dell'umanità. Ci sono state studiate varie forme di deumanizzazione, forse la forma più intuitiva anche, cioè quella che è più facile, che ci venga in mente quando ne parliamo, è quella dell'animalizzazione. Noi in alcuni momenti siamo portati a pensare che la persona con cui abbiamo a che fare è una bestia, no? È una forma di degradazione dell'altro, di sottrazione dell'umanità ed è una forma appunto molto anche comune, se volete. Altre forme sono la demonizzazione, che forse oggi è meno frequente, però la ritroviamo anche nella propaganda politica, anche attualmente, no? Qualcuno che è considerato un demonio, per esempio, nel passato era la forma forse più usata in epoca medievale, in epoca moderna, pensiamo per esempio alle donne come streghe, cioè le donne devianti, quelle che non erano, che non rispondevano ai canoni, no? Agli stereotipi, eccetera, venivano considerate delle streghe. Un'altra forma può essere c'è una forma che considerata come una macchina, come un robot, no? Per esempio, e tra l'altro sono forme che si rivolgono a gruppi diversi. L'animalizzazione è più facile che la utilizziamo verso qualcuno che sta in basso, no? Secondo noi. Mentre, per esempio, questo considerare l'altro come una macchina, come un robot, lo pensiamo spesso nel manager, del politico che ci appare freddo, non comprendere i bisogni degli altri, eccetera. Le due forme di cui parlerò oggi appunto sono invece la biologizzazione e parleremo alla fine un pochino anche di oggettivazione. Cosa sono? La biologizzazione è appunto una forma per la quale io considero l'altro come una malattia, come un virus, no? Posso dire è un cancro, no? È un cancro sociale di qualcuno, anche di un movimento, posso
un animale, è più facile fare il germane. Infatti tutti i conflitti, quindi su questo si potrebbe parlare per molto tempo, tutta la letteratura anche di guerra ci parla di forme di propaganda di questo tipo. Ci sono degli studi molto interessanti sulla propaganda della prima e della seconda guerra mondiale, sostanzialmente in tutti i paesi, che mostrano come tutti i paesi utilizzano queste forme per demonizzare il nemico e quindi per giustificare, per rendere più facile la violenza nei suoi confronti. Anche la biologizzazione è di questo tipo, e la biologizzazione parte da un concetto, che da una metafora, diciamo, per cui si pensa alla società come un corpo, no? C'è un corpo sociale e questo corpo sociale viene minacciato da un virus, da una malattia, no? Da una peste, da un cancro, eccetera. Naturalmente, come facile immediato intuire, questo è molto, come si può dire, in questa fase di pandemia, tutti questi processi sono dei processi che sono usciti da ronda in qualche modo, no? La biologizzazione è diventata qualcosa di quotidiano. Però non dobbiamo pensare che la biologizzazione prima non esistesse. Per certi aspetti potrei dire che la biologizzazione è antica come il mondo, nel senso, non so, pensate all'Iliade per esempio, e l'Iliade, se prendiamo alcuni ricordi antichi, perlomeno per me sono antichi, si apre con la descrizione di un'epidemia che ha colpito il campo degli Achei, che sono accampati sotto le mura di Troia. E questa epidemia è dovuta al fatto che Apollo è irato perché Agamennone si è rifiutato di riconsegnare, come si chiamava, Criseide al padre, che il padre era il sacerdote di Apollo, se non ricordo male. E c'è una pandemia, no? E all'interno di questa pandemia si parla, appunto, cioè ci sono delle forme di biologizzazione, no? Gli Achei che sono diventati dei portatori del morbo, il dio che utilizza la malattia per colpire le persone, eccetera. Pensate a un'altra, possiamo sempre, per parlare del mondo classico, fare un altro esempio. Probabilmente conoscete il libro di Eva Cantarella che si intitola Un amico malanno, che è questo libro in cui lei racconta come veniva, cioè racconta delle donne nell'epoca classica, no? Della visione delle donne nell'epoca classica. Questo titolo viene tratto da un verso di Euripide in cui si parla della donna come un amico malanno. Questa è una forma di biologizzazione, perché la donna è una malattia, appunto, un malanno. Naturalmente, appunto, ho fatto degli esempi antichi per dire che la biologizzazione esiste da sempre. Un altro momento così storico in cui torna, cioè in cui viene utilizzata molto, è il, all'inizio dell'epoca moderna, nella Spagna del 400-500, quando si cominciano, cioè non si comincia, è già in atto, però insomma arriva un po' l'acqua e la persecuzione degli ebrei, e tutto questo viene fatto, e coloro, insomma, che non sono sentiti come la vera stirpe umana, e tutto questo viene fatto con il culto della limpiezza del sangue, cioè del sangue pulito, no? Del sangue limpido, eccetera. Poi ritroviamo forme di questo genere nelle pesti, per esempio, pensiamo anche a Manzoni, no? Tutto il discorso degli untori, sono tutte cose che ritornano e che hanno a che fare con la malattia. E poi sicuramente la biologizzazione ridiventa importante nell'illuminismo, perché nell'illuminismo noi abbiamo proprio questo, comincia ad essere importante tutto il discorso scientifico, intendo, comincia ad essere importante non solo per il gruppo degli scienziati, ma diventa un discorso condiviso, no? A livello sociale, e quindi la teoria dei germi in quel momento si sostituisce
viene marginalizzata, non viene più molto usata come forma di umanizzante, invece comincia ad essere usata molto la biologizzazione, per cui il nemico sociale è qualcuno che inocula la malattia, no? Che deve essere tra l'altro estirpato con tutta una serie anche di parole inventate che hanno a che fare con il linguaggio medico, che si riferiscono all'igiene, no? Quindi parliamo di pulizia, disinfezione, purificazione, eliminazione e avanti di questo passo. Nell'Ottocento continuiamo a trovare delle metafore di questo tipo e raggiungiamo di nuovo un momento, mi dice la Fresca, e raggiungiamo di nuovo un momento in cui vengono molto usate con i sistemi totalitari del Novecento. E poi, mano a mano, fino ai nostri giorni, avevo messo qui una immagine qualche anno fa in cui c'era, sì, che è così interessante perché è un'immagine, non so se riuscite a vederla in qualche modo, questa è proprio propaganda politica, adesso non so di chi sia, scusate, perché è la Lega Nord, ovviamente, che utilizza i volti, era il periodo in cui c'era il problema di tanti momenti in Italia, che poi il problema dei rifiuti, qui era collegato soprattutto, se non ricordo male, alla città di Napoli, e però vedete ci sono politici del centro-sinistra, diciamo così, no? Che vengono chiamati rifiuti e messi in questo modo. Ecco, era per... Vi dicevo comunque che un momento di utilizzo proprio importante di queste metafore è durante l'epoca, durante il nazismo. Qui ci sono vari testi che hanno studiato proprio questi aspetti, per esempio volevo ricordarvi i libri di Clifton e di Proctor, se qualcuno di voi li conosce, comunque li avevo indicati poi nelle slide, ve le posso lasciare, che sono interessanti perché proprio vanno a scavare su questi concetti e vanno a scavare su come appunto il nazismo in particolare usi le tematiche dell'igiene razziale, no? E le metta molto al centro del discorso. Noi abbiamo fatto un'indagine anni fa con una collega, abbiamo fatto un lavoro sul Mein Kampf e abbiamo codificato insomma tutta una serie di immagini sociali all'interno del Mein Kampf, andando a vedere come determinati gruppi sociali più importanti che tornano fuori di Mein Kampf, quindi i comunisti, per esempio, gli ebrei, i nazisti stessi, cioè i gruppi di cui lui parla, i borghesi, i partiti borghesi, eccetera, venissero associati a determinate parole, a determinati stereotipi, eccetera. E ho fatto delle tabelle, eccetera, le etichette deumanizzanti sono tantissime, perché ovviamente Hitler usa un linguaggio estremamente ricco da questo punto di vista. Ma quello che all'epoca ci aveva anche un po' stupito, nel senso che non ce l'aspettavamo, la maggior parte di queste etichette sono di tipo biologizzante. Per cui lui, vabbè, usa moltissimo tutto il registro intorno ai parassiti, ai lepidotti, agli insetti ripugnanti, che è una generalizzazione ma molto vicina alla biologizzazione, no? Però poi parla per esempio di concime per i nemici sono un concime, no? Sono cimici, sono vermi, quindi sono posso un veleno, vi cito proprio perché io ho la tabella davanti, veleno, pestilenze, bacilli, malattia, virus, intossicazione, contagio, infezione. Poi molte etichette di tipo invece animale, alcune etichette che rimandano invece alla demonizzazione di aloni, mostri e così via. E poi sempre etichette che io così non mi aspettavo, tipo i nemici sono molto spesso degli aborti, che è ugualmente un'etichetta che ha a che fare con la biologizzazione, no? Perché è un materiale umano distratto in qualche modo. Quindi sono degli aborti.
sono paragonati alla Costituzione, eccetera. Un'altra cosa che potrei dirvi, non posso mostrarvi la tabella, ma che queste etichette sono rivolte prima di tutto anche sul piano numerico, diciamo, a ebrei e marxisti, intendendo per marxisti comunisti, cioè usano le tre etichette che poi sono state messe insieme. Per esempio la parola, tutto ciò che rimanda al veleno è importantissimo sia per gli ebrei che per i marxisti, cioè qualche cosa che continua a tornare fuori. La parola aborto è collegata soprattutto agli ebrei, ma non solo, anche appunto agli altri. Un altro lavoro che così potrei citare di questo tipo è il lavoro che abbiamo fatto invece qualche anno dopo, qui a Milano, tra l'altro con dei colleghi di Milano, e abbiamo analizzato la difesa della razza, che probabilmente conoscete, è una rivista che è stata pubblicata dal 38 al 43. Il primo numero è di agosto 38, l'ultimo numero è un mese prima dello sbarco in Sicilia degli alleati, quindi accompagna tutta l'ultima fase del fascismo. Ed è una rivista che è stata voluta proprio e finanziata da Mussolini stesso, ed è una rivista che aveva come scopo dichiarato fin dal primo editoriale quello di diffondere il razzismo e l'antisemitismo, perché il razzismo è uno dei valori positivi della rivista, cioè guardare questi editoriali, queste pagine adesso fa impressione perché capovolge completamente il nostro modo di vedere alcuni concetti. E anche lì abbiamo fatto un'analisi sia dei concetti che venivano utilizzati sia delle immagini e abbiamo visto come venivano descritti, quali associazioni avevano i gruppi maggiormente squalificati, diciamo così, che sono gli ebrei e i popoli di colore. E soprattutto per gli ebrei anche qui troviamo molta biologizzazione. Quindi gli ebrei sono dei bacilli, delle piaghe, dei bacilli, delle piaghe, dei morbi e così via. Molto meno i popoli di colore, che sono sostanzialmente gli africani, perché soprattutto hanno come target quelli delle colonie italiane, perché i popoli di colore sono animalizzati. Cioè sono sostanzialmente scimmie, cioè sia nelle raffigurazioni sia in quello che viene detto. Mentre per gli ebrei c'è un ventaglio molto più ampio di termini deumanizzanti, usano un po' tutti i registri, tutte le forme che vi descrivevo prima. Mentre per il popolo di colore è solo uno l'immagine che viene susseguita, così, che viene seguita. Un'altra cosa che volevo citarvi solo una serie di studi invece più recenti che sono andati a trovare l'utilizzo di metafore biologizzanti nella stampa. E qui ci sono studi anche fatti sia in Italia sia in altri paesi. Per esempio c'è uno studio di due studiosi canadesi, Stoiter e Willis, che nel 2010 hanno studiato molti quotidiani di vari paesi, andando a vedere come questi quotidiani parlano dei terroristi, sostanzialmente dopo l'11 settembre. Quindi hanno analizzato per vari anni e hanno visto che molto spesso i terroristi venivano, qui siamo nell'ambito della guerra che era stata definita la guerra del terrore, no? Un nemico terrorista viene spesso indicato con questo tipo di metafore, che sono appunto le metafore legate alla contaminazione, perché è un nemico che contamina anche qui il corpo sociale, che deve invece essere purificato, ripulito da questa contaminazione. E anche qui ovviamente lo scopo è quello di fare paura, no? Di seminare in qualche modo disgusto e paura nei confronti di questo tipo. Se a qualcuno poi interessa approfondire questi
argomenti c'è un articolo, una rassegna, un saggio, un articolo è qualcosa anche di lungo, di uno studioso americano che è Savage, il quale ha fatto proprio tutta una rassegna di questi argomenti sulla biologizzazione, approfondendo anche tutto il discorso dell'eugenetica, per esempio, no? E quindi andando a vedere come anche nell'eugenetica questi temi continuino a tornare, siano importanti, eccetera. E poi andando a vedere come queste metafore siano importanti, come vi dicevo già prima, nei momenti di conflitto, e ci siano tutta una serie di metafore che lui individua riferite ai medici come militari, cioè i medici sono sostanzialmente, e queste forse le abbiamo anche ritrovate recentemente nella pandemia, sono sostanzialmente i nostri soldati che combattono la malattia contro appunto tutte queste forme. C'era un'altra immagine, ma questa forse non vale la pena. Farei una piccolo excursus su come, dopo questi studi sulle metafore biologizzanti per descrivere il terrorismo, abbiamo una serie di studi invece sull'uso di queste metafore nei confronti degli immigrati, sostanzialmente, degli stranieri, ma in realtà sono metafore nei confronti degli immigrati. Qui abbiamo un tema che viene fuori e che è stato studiato da degli psicologi sociali importanti, che è quello del disgusto. Cioè ci sono nella stampa italiana, ma anche nella stampa inglese, anche nella stampa di vari paesi, poi vi cito qualche studio, vi sono tutta una serie di metafore che vogliono sollevare il disgusto e vogliono sollevare il disgusto nei confronti degli immigrati. Perché vogliono sollevare il disgusto? Perché il disgusto è una delle emozioni primarie, vuol dire che è una delle emozioni, non so, ho sempre un po' paura di muovermi con le parole, però praticamente innate, cioè delle emozioni che ritroviamo nel bambino già alla nascita. Se voi un bambino anche di pochi giorni mettete sulle labbra qualcosa di particolarmente amaro, il bambino fa una smorfia di disgusto, no? Quindi è qualche cosa, il disgusto che esiste, che non è appreso culturalmente, che esiste prima, che esiste in tutte le culture, è una di quelle emozioni che noi riconosciamo sul volto delle persone indipendentemente dalla cultura di appartenenza. Quindi vuol dire che è un'emozione molto profonda, no? Ed è un'emozione che, secondo una citazione alcuni autori che sono occupati di questo, loro dicono difende corpo e anima dalla contaminazione, dall'impurità e dal degrado. E quindi, già da questa definizione, voi potete vedere come il concetto di disgusto si collega ai concetti di purezza e di moralità. No? Ed è, tra l'altro, il disgusto spesso un'emozione che è associata allo status. Cioè, quando noi proviamo disgusto verso qualche cosa, tendiamo a pensare che questa cosa, soprattutto se stiamo parlando di un gruppo sociale, sia di basso status. Cioè, ci sentiamo superiori, questo voglio dire, a ciò che provoca il disgusto. E ci sono stati, Rosen, che è uno studioso appunto di queste teme, insieme ai suoi colleghi, ha definito il disgusto un'emozione del corpo e dell'anima, perché lui distingue tra disgusto fisico e disgusto morale. Cioè noi possiamo provare disgusto fisico per qualche cosa che ci dà fastidio, no? Ed è qualche cosa per cui, non so, che suscita in noi, per esempio, la paura della contaminazione fisica, della malattia, quindi. Ma possiamo, e lo diciamo spesso anche nei nostri discorsi, provare disgusto morale per una violazione morale.
qualche cosa che non è fisico, ma qualcuno che ha compiuto un'azione che ci disgusta, appunto, no? E allora vari studi che sono stati fatti, ne abbiamo fatti anche qui anche noi, abbiamo fatto per esempio uno studio sperimentale in cui mostravamo ai nostri partecipanti delle vignette e queste vignette descrivevano un'azione in alcuni casi che poteva suscitare disgusto fisico, cioè qualche cosa di impugnante, no? E nell'altro caso invece descrivevano un'azione, non so, la violazione di un'amicizia, eccetera, che poteva suscitare disgusto morale. E poi abbiamo chiesto, alcuni vedevano un tipo di vignetta, altri ne vedevano un altro, abbiamo chiesto di descrivere il protagonista della vignetta, quindi quello che suscitava disgusto fisico o disgusto morale, secondo una serie di metafore, eccetera. E abbiamo effettivamente visto, trovato che il disgusto fisico si associa alla biologizzazione, cioè qualcuno che ha suscitato in me un disgusto fisico utilizza per descriverlo dei termini biologizzanti, qualcuno che suscita in me invece un disgusto morale utilizza per descriverlo dei termini animalizzanti. Cioè il disgusto morale sembra essere collegato di più appunto all'animalizzazione, il disgusto fisico, tornando ai nostri temi, grazie, alla biologizzazione. Torniamo un momento al discorso che stavo facendo prima. Allora, è stato studiato in particolare questi ultimi 10-15 anni, sono comparsi vari studi che vanno a vedere come vengono presentati dai media i migranti e che vedono appunto che provano che tutte queste metafore sono molto usate nei confronti dei migranti, sia a livello di immagini, sia a livello di contenuto, no? Degli articoli, eccetera. Per esempio c'è citarvi uno studio che ha preso in esame i dibattiti britannici sull'immigrazione tra il 2000 e il 2013, quindi uno spettro abbastanza lungo di anni, e hanno visto come sia nei quotidiani ma anche per esempio nei forum online venissero usati tantissimo per descrivere i migranti tutta una serie di parole, di metafore come quelle, sostanzialmente il bacino, sempre quello itineriano di cui parlavamo prima, cioè attingono, non sembra che l'immaginario sia molto cambiato, non si parla più di ebrei ma si parla di migranti, ma il contenuto è un po' lo stesso. E devo dire che appunto non sono nuove queste cose, perché O'Brien, per esempio, che è un altro autore interessante, aveva fatto un lungo studio invece sui quotidiani statunitensi, in particolare newyorkesi, che di fine 800 inizio 900, che presentavano i migranti e utilizzavano esattamente lo stesso registro. Siamo prima del nazismo, però il registro è già costituito, diciamo, no? Il corpus di parole e di immagini. E nella questa rassegna, questo lungo studio di O'Brien, ci sono tutta una serie di epiteti che vengono usati soprattutto per i migranti italiani, che vengono biologizzati e animalizzati tantissimo, sono uno dei target più importanti. Del resto, se vi capita di andare a New York, al museo che c'è a Ellis Island, ci sono tutta una serie di immagini di questo tipo. I topi che arrivano nuotando e che hanno scritto Italia in fronte, cose di questo genere, cioè sono molte immagini dell'epoca. Tra l'altro non so, un altro testo che ne ha parlato così a livello divulgativo, come Luciano Antonio Stella, per esempio, Lorda, racconta di molte di queste immagini. Noi abbiamo fatto, magari cito questo,
questo uno studio sui manifesti di Forza Nuova. Prima avevamo fatto uno studio sui manifesti della Lega e poi abbiamo fatto uno studio sui manifesti di Forza Nuova e all'interno di questi manifesti possiamo dire che sono una miniera di questo tipo di immagini e tra l'altro sono molto interessanti perché appunto, come dicevo prima, lì vedi proprio l'immagine, cioè è l'immagine che ti è che il scopo è quello di evocare disgusto o comunque allontanamento, volontà di marginalizzazione, eccetera. E sì, sarebbe interessante, qui ve ne avevo, vediamo, non so se riuscite, questo per esempio è un manifesto di Forza Nuova in cui ci sono i migranti, aspettate che adesso sì, che stanno sbarcando e c'è scritto che portano l'Ebola, no? Perché c'è stata una grossissima campagna all'epoca quando in Africa c'era l'Ebola, che tra l'altro questa era particolarmente assurda, nel senso che l'Ebola ha due porti fino in Italia, cioè muore prima, però vabbè, non è che abbiamo molta razionalità, poi vi avevo messo dei titoli, ma non importa, di, per esempio di Libero, del Tempo, eccetera, che sparavano sempre in prima pagina questo fatto dei migranti come portatori di malattie. E poi c'era un'immagine, questa magari ve la giro, che con, insomma, parla dello ius sanguinis, per legittimare il discorso del, non so se la vedete. E qui c'è sempre l'immigrato come appunto zanzara che porta la malattia. No? C'è stata tutta questa lungo discorso degli immigrati che riportano delle malattie che sono già state sradicate in Italia, che secondo loro non ci sono più in Italia, eccetera. Veniamo un po' più vicini a noi, un po' più tempo. Ancora un po'. Veniamo più vicini a noi al discorso del Covid. Allora, forse ricorderete all'inizio, nel primo periodo del Covid, il Covid viene identificato con i cinesi e c'è un utilizzo di immagini biologizzanti e anche di parole, di metafore biologizzanti nei confronti dei cinesi. Lo fa Trump, cioè la voce, diciamo, più importante è Trump, che parla costantemente di, adesso non mi ricordo la parola, ma insomma, malattia cinese, morbo cinese, virus cinese, eccetera. E questo, questa identificazione della malattia con il popolo cinese fa sì che nel primo periodo troviamo in Italia e non solo tutta una serie di episodi di denigrazione, cioè insulti e anche ostilità, di aggressività vera e propria nei confronti di persone cinesi. Io ho messo da parte, siccome mi interessavano queste cose, una serie di articoli che raccontano, come anche a Milano, per esempio, cioè ci sono degli articoli di Repubblica che raccontano episodi del genere anche a Milano. Episodi del genere sono stati però frequenti anche in altri paesi. E tra l'altro nel marzo, se non sbaglio, dunque del 20, ci sono stati episodi di questo tipo nei confronti degli italiani in Inghilterra, che anche questi sono stati, ci sono articoli di giornale che li raccontano. Per esempio, meno gravi forse di quelli dei cinesi, ma per esempio i tassisti che si rifiutano di portare all'aeroporto, non caricano gli italiani che vogliono prendere, perché vengono dall'Italia, l'Italia è il paese in cui noi abbiamo avuto prima il Covid degli altri, quindi c'è questa ostilità, no? Che ha a che fare subito con la biologizzazione, perché sono considerati portatori di virus, quindi virus loro stessi. No? Il Covid fa immediatamente questo. E c'è una bella intervista, non so se lo conoscete, Viet Thanh Nguyen, è uno scrittore di
c'entrano con il nostro argomento, c'entrano con l'eredità del Vietnam. E lui ha fatto una lunga intervista al Guardian, molto intelligente secondo me, molto proprio su queste tematiche, denunciando l'intervista del 3 aprile del 21, denunciando come ci sia stato un clima di forte ostilità. Lui parla degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, ma è un po' il discorso che facevo prima, di forte ostilità nei confronti degli orientali, proprio perché vengono assimilati al virus, no? E secondo lui c'è questa propaganda, e lui denunciava il fatto che questa propaganda rischiava di far tornare fuori quei pregiudizi anti-cinesi, ma in generale anti-orientali, che hanno, come posso dire, che hanno segnato l'inizio del Novecento negli Stati Uniti. C'era un fortissimo atteggiamento di pregiudizio nei confronti degli orientali, tutta la prima parte, fine Ottocento, prima parte del Novecento, dovuto al fatto che c'era una manodopera soprattutto cinese che andava a lavorare e che era considerata proprio come si considerano gli ultimi degli immigrati, eccetera. E lui in questo intervista riprende tutti questi temi dicendo che il Covid sta, Covid e la propaganda politica associata sta facendo tornare questo clima fortemente anticinese. E in effetti, se noi andiamo a vedere in questi ultimi due anni, le aggressioni nei confronti degli orientali si sono moltiplicate in tutti i paesi in cui sono stati testati, Stati Uniti, ma anche in Europa. Per esempio, sono documenti di aggressioni numerose in Germania, in Svezia e così via. E qua vi avevo messo sempre se vedete, perché questa è un po' più, vedete, sono delle vignette che sono venute fuori all'epoca. Questa è la bandiera cinese, l'avrete vista perché questa qui ha girato molto, probabilmente la bandiera cinese con il coronavirus, insomma, col simbolo del coronavirus al posto. Ecco, noi abbiamo, volevo raccontarvi uno studio che abbiamo fatto che secondo noi è stato interessante. Abbiamo testato l'immagine dei cinesi, cioè visto come venivano pensati alcuni gruppi sociali, tra questi abbiamo messo i cinesi all'inizio del coronavirus. E pare che fosse febbraio-marzo, inizio proprio. E i cinesi ovviamente vengono biologizzati molto, cioè sono un virus. Abbiamo rifatto la stessa cosa qualche mese dopo, e a quel punto abbiamo trovato un risultato che è interessante, cioè la biologizzazione si era estesa anche agli italiani, cioè non c'era più differenza tra italiani e cinesi, diciamo, da questo punto di vista. Perché che è interessante per noi come risultato, perché di solito la biologizzazione la fai verso l'alto, cioè è il nemico, è quello che marginalizzare, che viene biologizzato, non il tuo gruppo, no? Il tuo gruppo viene sempre preservato da immagini di questo genere. Invece questa volta l'abbiamo trovato, quindi siamo tutti virus sostanzialmente, cioè questo ci dicevano le associazioni, quindi c'è poca differenza da questo punto di vista tra cinesi e noi, anche noi siamo diventati tutti virus. E questo è interessante appunto perché, dicevo, è qualcosa di inedito, cioè la biologizzazione del proprio gruppo, ed è anche qualcosa che ci dice quanto avevamo, forse abbiamo, non vi so dire adesso come sia, però quanto siano state introiettate determinate immagini, no? Quanto
probabilmente contribuito ai nostri comportamenti durante la pandemia, forse ha contribuito anche in maniera positiva, cioè nel senso di farci rispettare determinate consegne, determinati suggerimenti, però sicuramente è qualcosa che ha probabilmente anche a che fare con tutta una serie di paure, con tutta una serie di non so, qualche cosa che ha cambiato la nostra immagine di noi in qualche modo. Poi volevo riprendere, ma molto rapidamente, il discorso dell'oggettivazione, che è un'altra forma di deumanizzazione e che è la forma di deumanizzazione in cui io tratto l'altro come un oggetto, come una cosa o come uno strumento. Ci sono fondamentalmente due forme di oggettivazione, quella che possiamo chiamare l'oggettivazione intraccio e quella che possiamo chiamare l'oggettivazione strumento. L'oggettivazione intraccio è quella forma in cui l'altro diventa una cosa che vorrei buttare via, cioè di cui non mi importa più, voglio solo disfarmene. Lì ho visto che c'è, se questo è un uomo, la citazione di Primo Levi. Se noi guardiamo le pagine di Primo Levi, proprio in questo libro ci sono molte pagine che descrivono forme di oggettivazione dei prigionieri nel campo di sterminio. C'è quella in cui il maresciallo dice quanti pezzi, no? Chiede alla sera dopo che è stata fatta la punta quanti pezzi per indicare i prigionieri, quella è una forma di oggettivazione. E quello è un tipo perché il prigioniero è diventato una cosa. E poi ce ne sono parecchie le pagine in cui a un certo punto di un prigioniero che è stato ucciso dice sul pavimento c'è la cosa su oggi, perché usa proprio il termine cosa per il prigioniero. E quindi sono qualche cosa da eliminare, non sono non sono più individui, non servono più. L'altra forma di oggettivazione è invece l'oggettivazione strumento e qui è la forma che in questi ultimi anni è stata molto studiata all'interno della mia disciplina, che è appunto la psicologia sociale, perché è stata studiata l'oggettivazione sessuale, quindi la donna che diventa oggetto del piacere altrui, no? Che non è vissuta come una persona ma semplicemente come strumento. È stata studiata l'oggettivazione lavorativa, invece, per esempio, il lavoratore che è concepito, pensato semplicemente come uno strumento, anche lui diventa qualcosa che posso sfruttare, usare e poi buttare via quando non mi serve più, no? Cioè ci sono queste forme di oggettivazione. Vi avevo portato, ma non so il tempo, perché devo stare sondando tempo. Come siete, sì, sì. Allora lasciamo perdere questo, chiudo con un pensiero aperto, che se volete possiamo poi, se c'è un momento, discuterne insieme. Cioè, tornando al Covid e tornando alla nostra situazione, per esempio, delle frasi come quelle che mi erano state suggerite anche per la riflessione, la poca considerazione, per esempio, degli anziani all'interno del Covid, il fatto di dire che coloro che sono più soggetti alla malattia o più soggetti alle forme gravi di malattia, ha a che fare con la forma di oggettivazione. Cioè, abbiamo una forma in cui c'è una qualche sottrazione di umanità ad alcune categorie di persone all'interno del Covid. Ecco, forse è più questo, no? Sempre all'interno della pandemia del Covid, eccetera, a un certo punto io ho avuto la sensazione che le persone che morivano o le persone che venivano ospedalizzate fossero un po' trasformate in numeri.
cioè a un certo punto c'era la perdita, no? Non vedevi più la persona, vedevi più il numero. E è una forma di delegittimazione della trasformazione di numero, perché appunto perdi il senso dell'umanità di una persona. Quindi appunto volevo invitarvi a riflettere insieme sul fatto che all'interno della situazione della pandemia ci sono state, o sono probabilmente magari ancora in atto, forme di questo genere. Faccio un ultimo esempio, poi magari chiudo appunto. Vi ricordate la proposta che è stata fatta proprio in Lombardia di ripartire i vaccini anti-Covid anche in base al PIL della regione, proposta Moratti, se non sbaglio. Beh, è una proposta che va un po' in questo senso, cioè che io inquadrerei all'interno, non è una forma questa di biologizzazione, però è una forma come se fossero meritevoli e non meritevoli, no? È una forma comunque di sottrazione dell'umanità per i non o meno meritevoli, perché è una forma che introduce una gerarchia di merito per quanto riguarda per esempio la salute e i vaccini, eccetera. Ecco, questo elemento come spunti di riflessione, più che altro perché non ho studi su questo, non posso portare dei dati scientifici su questo, però credo che potrebbero essere degli spunti che possono essere tenuti in considerazione, su quali possiamo riflettere, su quali si potrebbe anche organizzare qualche tipo di studio ulteriore. Grazie. Sarebbe cominciare a pensare a un noi diverso, cioè tutte queste forme nascono quando il noi è il mio gruppo ed è pensato come un piccolo gruppo o come un gruppo, so, di volta in volta etnico, nazionale, regionale, quello che volete. Invece
poi visto che stiamo tutti sulla Terra, che la Terra è relativamente piccola, che i problemi che stanno nascendo, i problemi che abbiamo intorno a noi, pensiamo per esempio ai problemi ambientali, non rispettano i confini, no? Cioè, non rispettano i confini probabilmente neanche altri tipi di problemi che in questi giorni abbiamo. Se noi pensiamo all'atomica, è difficile che l'atomica si fermi al confine. Cioè, forse tutto questo dovrebbe portarci a pensare a un noi che sia un noi tutti quelli che abitano la Terra, non so come dire, no? E quindi queste forme non sono più riservate agli altri, semmai le pensiamo anche riservate a noi, insomma è meglio che pensarle solo riservate agli altri. Cioè, io quando ho visto il risultato della biologizzazione nostra, secondo me è meglio se ci biologizziamo tutti, probabilmente non è una cosa positiva, però piuttosto che farlo solo sui cinesi, perché a quel punto se coinvolge anche me, mi porta a fare una riflessione anche su me stessa, a fare un lavoro di scavo diverso. Non butto solo fuori le cose che sono colpa degli altri. Non so se mi sono spiegata, no? Nel momento in cui dico siamo tutti coinvolti all'interno della pandemia, perché è qualcosa che riguarda tutti, possiamo cominciare a pensare in modo diverso. Cioè, possiamo cominciare a pensare in un'identità che sia un'identità globale. E quindi quando penso a come risolvere certi problemi, non li risolvo solo per me contro gli altri, ma li risolvo per tutti. E secondo me solo con una cosa del genere possiamo sperare di uscirne in qualche modo. Poi... Grazie. Ultimissima domanda rispetto a questo. Lei ha parlato di propaganda, quindi diciamo anche come poi di fatto... insomma, certi, la biologizzazione diciamo divenga poi oggetto appunto, no, della propaganda. Ecco, oggi per esempio nella situazione politica, mi riferisco all'Italia, perché non andrei, cioè non estenderei troppo i confini, sono un po' tempo a disposizione, però ecco, rispetto a quello che lei ci ha appena detto, propaganda sicuramente durante il Covid ne è stata fatta anche dal nostro governo, insomma, cioè abbiamo assistito a tanti fenomeni di questo tipo. Che ruolo può avere la politica e ha la politica anche in questo processo di, come dice lei, di un noi e quindi in un certo senso è più cosciente, più consapevole di questi fenomeni, al di là ovviamente del lavoro che può fare il singolo individuo e piccoli gruppi di persone o istituzione formativa, come può essere la scuola, l'università e insomma e altre chiaramente. Beh, la politica è un ruolo importante. Io colgo più l'aspetto in questo momento, mi viene da cogliere più l'aspetto negativo che quello positivo, cioè mi vengono in mente più esempi negativi che esempi positivi. Poi in questo momento siamo in un momento di guerra, quindi è un momento in cui tutto questo tipo di pratiche, di metafore, eccetera, vengono utilizzate, ma lo sono state anche con il Covid. Per esempio il fatto che il Covid è stato vissuto come una guerra, no? Ci sono state tantissime metafore belliche utilizzate in epoca di Covid. Quindi su quello per esempio ero perplessa, perché utilizzare metafore belliche per una situazione di Covid vuol dire che perlomeno c'è il rischio che individui anche l'nemico che non è solo il virus, cioè che può essere anche una parte politica, una parte dell'umanità, eccetera. Poi quando si parla di politica, la politica è fatta di tante anime diverse, ci sono quelle che utilizzano di più queste metafore, che sono meno attente al male che possono fare, e ci sono fortunatamente delle parti politiche che sono più attente, però nel complesso non vedo una grande consapevolezza, mi augurerei che fosse di più. Grazie. Allora ringrazio la professoressa. Prego, certo. Durante il suo intervento ci ha fatto fare un percorso storico a partire da quei miei giorni nostri.
cose non è che vengono studiate adesso per la prima volta, ci sono decenni di studio, eccetera, però io credo che c'è una maggior consapevolezza adesso di quanto ci fosse nel passato. Quindi in questo senso riprendo un po' quello che dicevo prima, che quello che si può fare secondo me è agire sul piano culturale, perché nel momento in cui cominci a conoscere un po' più approfonditamente queste dinamiche, conoscendole puoi anche imparare a controllarle un po' di più, no? Sia a livello personale sia a livello collettivo. E quindi quando le individui puoi stigmatizzarle, puoi mettere in atto una serie di pratiche, di provvedimenti, eccetera, che introducano maggiore consapevolezza e controllo. Grazie. Bene, allora chiuderei qui la relazione della professoressa Volpato, che ringrazio nuovamente.